Signori miei, quest'oggi è uscito un nuovo trailer su Pokémon Sole e Luna nel quale sono stati mostrati alcuni screen molto interessanti del gioco stesso. Innanzitutto abbiamo questo personaggio che a quanto pare sembra essere il cugino di Hoak, che sì, oddio, è abbastanza brutto, è inguardabile sinceramente, guardare un Hoak nero mi fa venire da ridere. Non so bene che ruolo potrebbe avere all'interno del gioco. So solo che il fatto che Hoak sia della regione di Kanto, che è ispirata al Giappone, e che questo personaggio si trovi in questo villaggio giapponese potrebbe non essere un caso. Ma comunque la cosa veramente interessante che ho trovato in questo video è un'altra. Difatti, oltre a scoprire che quell'edificio che sembrava inizialmente una cosa tipo Pokéwood è in realtà il luogo dove si svolgono le Royal Battle, signori miei, ci è stato mostrato questa immagine, l'immagine del personaggio che si sta avviando verso questo che sembra una sorta di, non saprei bene come definirlo, una sorta di antro di questa grotta, dove abbiamo questa particolare struttura. Ecco, allora, innanzitutto direi di collocarla un po' sulla mappa e penso che sia, sono abbastanza convinto che sia il ghiacciaio che si trova sull'isola più grande, quello sul vulcano per intenderci. Ma signori miei, volevo parlare un po' meglio di questa immagine. Noi ovviamente non sappiamo nulla, però volevo farvi notare alcuni particolari. Presenta queste striature gialle e blu che ricordano molto appunto Sole e Luna. Non solo, ma al centro si viene a formare quella che sembra una sorta di eclissi. Quindi secondo me, questo potrebbe essere il luogo in cui magari alla fine del gioco, con un leggendario magari, con uno dei due leggendari, o con qualche altro Pokémon, che ne so io, con Itapu, si paleserà Marshadow. Ora, non ne sono ovviamente sicuro, però secondo me gli indizi ci sono. Abbiamo appunto questi archi che sono di due colori che ricordano appunto, addirittura i due Pokémon leggendari ricordano proprio Solgaleo e Lunala. E poi abbiamo questi archi che appunto sembrano convergere in questa eclissi. E secondo me questo qua, ragazzi, c'entra con Marshadow in qualche modo, o comunque con i leggendari sicuramente. Siccome però noi abbiamo visto che Solgaleo e Lunala appaiono in quella stele che si trova sulla quarta isola, sono abbastanza convinto che questo invece sia relazionato all'apparizione di Marshadow. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, ho voluto farvi questo brevissimo video per mostrarvi queste cose. Vi lascio anche il link del trailer giapponese in descrizione, vi invito a guardarlo se non l'avete ancora visto, e se notate dei dettagli molto particolari scrivetelo in un commento e magari in un futuro potremo parlarne tutti insieme. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate, iscrivetevi come al solito, passate ai social che trovate in descrizione e noi ci becchiamo in un prossimo video.